abbiamo deciso di strutturare questo laboratorio perché ci sono delle esigenze che esprimiamo da diverso tempo, quindi abbiamo provato a proporlo qui sul nostro territorio e c'è stata la fortuna, insomma, di avere una struttura come quella dei laboratori al basso, perché è proprio è qualcosa che permette proprio di farlo nel modo in cui serviva farlo a noi e di cui avevamo proprio necessità, per cui siamo molto contenti. Abbiamo anche avuto la possibilità di fare dei progetti autoconclusivi e di riuscire a chiuderli, quindi siamo stati molto stimolati da quello che abbiamo ricevuto. E siamo anche contenti poi della partecipazione sia ai talk che ai talk aperti che ai workshop che abbiamo organizzato. Si è partiti da una overview anche nel talk aperto che ha inaugurato questa tre giorni di iniziative, che parte anche dagli approcci filosofici, quindi dalla capacità di interrogarsi anche in modo antropologico, è una cosa che ci sta molto a cuore, non partire mai dalla tecnologia ma dagli esseri umani, e forse il titolo del nostro progetto lo racconta abbastanza bene. Questo crea di solito sempre i presupposti per un'interazione di tipo aperto e condiviso, anche perché l'introduzione porta in modo molto rapido all'impegno nella progettazione, per cui, come è successo in questo caso, la comprensione degli human ecosystem, cosa sono, come tutte le possibilità applicative, sta portando in modo molto rapido all'applicazione dello scenario. Gli ecosistemi umani sono una serie di tecnologie che permettono di catturare, quindi raccogliere, gli ecosistemi relazionali che avvengono su un certo territorio attraverso i social network. Cosa vuol dire questo? Che possiamo effettivamente mappare le relazioni su un territorio e capire come le persone si posizionano all'interno di questo ecosistema relazionale. Di questo è molto importante il fatto che noi lo rendiamo accessibile come una sorgente di open data, quindi questi dati che di solito sono disponibili a pochi, no? Sia tecnicamente che tecnologicamente, che diciamo anche diciamo da un punto di vista legale, di termini di servizio, di social network, insomma, cose del genere, diventano disponibili, accessibili, utilizzabili a soggetti di tipo diverso, quindi ai cittadini innanzitutto, che sono diciamo i grandi esclusi, nonostante queste informazioni vengano prodotte dai cittadini, in realtà la visione globale di queste informazioni esclude i cittadini, no? Perché non hanno i mezzi tecnici, tecnologici, anche diciamo di literacy, no? Quindi di comprensione per utilizzare queste informazioni, e dall'altra parte anche ad amministrazioni, aziende che ci possono fare una serie di cose. Questa modalità ci permette di includere la logica ecosistemica nella valutazione, quindi di come effettuare le politiche, per esempio, no? Come effettuare le scelte strategiche, no? Cercando di capire quali sono per esempio i nodi relazionali, le persone, gli individui che può essere interessante coinvolgere nelle varie iniziative. Noi questa la chiamiamo agopuntura urbana.